Allora, ciao a tutti, sono Alice. Allora, voglio iniziare dicendo una cosa. In questi giorni mi stavo chiedendo perché ti sei candidata, cosa te l'ha fatto fare. E allora mi sono anche posta questa domanda e mi sono detta, se me l'avessero chiesto prima del Covid, sicuramente avrei risposto di no, avrei ringraziato, sarei stata lusingata della proposta, ma sicuramente avrei risposto di no. E quello che invece è cambiato post-Covid è che sono giovane e che sono donna. E vi spiego meglio cosa voglio dire. Voglio dire che dopo il Covid, dopo 2 mesi di lockdown, il lavoro minorile, che già era altissimo, è aumentato, è andato alle stelle. Voglio dire che durante il lockdown, la condizione della donna è peggiorata, se già era perché era. Peggiorata nel senso che le donne si sono trovate a dover lavorare, se ne hanno avuto la possibilità, si sono dovute sobbarcare le responsabilità familiari, l'istruzione dei figli, l'assistenza a disabili e degli anziani. E questo lo dico perché ci sono delle statistiche che lo dicono, che questo è successo. E allora questo sicuramente è ciò che mi ha convinto a candidarmi a queste elezioni, perché secondo alcuni studi, ora ne ho letti tanti in questi giorni, ne dico uno su tutti, il 26% dei lavoratori nei prossimi mesi rischia il suo posto di lavoro. E di questo 26% lo rischiano i precari, e i precari sono i giovani di nuovo e le donne di nuovo. Allora noi come candidati ci dobbiamo proporre per parlare di questi temi, per riportarli nel dibattito attuale. E vi dirò di più, secondo me dobbiamo, brevemente ve lo dico, dobbiamo seguire due linee guida nel nostro far politica. La prima è che dobbiamo chiedere un cambiamento. Dobbiamo chiedere un cambiamento che non sia soltanto cambiamo per cambiare, deve essere un cambiamento guidato dai valori della sinistra, dai nostri valori, un cambiamento che sia un cambiamento dei valori dell'antifascismo, i valori della solidarietà, i valori che nessuno deve restare indietro, non devono restare indietro le donne, non devono restare indietro i giovani. E un cambiamento, come diceva Paolo all'inizio, stiamo chiedendo una transizione ecologica. Appunto, deve essere un cambiamento, che non chiediamo che ci siano le borracce di plastica al posto delle bottigliette, deve essere un cambiamento che sia un vero cambiamento nelle nostre aziende, un cambiamento di intendere il consumo e di intendere una diversa produzione all'interno delle nostre aziende. E la seconda linea che dobbiamo sempre tenere di conto, è che non siamo tutti uguali. In questi giorni continuo a parlare con le persone che mi dicono: ma perché dobbiamo andare a votare tanto se siete tutti uguali? Non siamo tutti uguali. E Paolo adesso lo stava spiegando benissimo, non siamo tutti uguali. Votare la sinistra, votare la destra è assolutamente, assolutamente diverso, perché vuol dire avere una sanità privata, vuol dire andare verso un sistema di servizi privati, vuol dire votare delle persone che continuano a non considerare alcune vite umane, a distinguere la vita umana in base al colore della pelle o in base all'orientamento sessuale. Quindi tutto questo dobbiamo cercare di spiegarlo a tutti, che non siamo uguali e che noi siamo diversi dagli altri. E visto che siamo qui e siete tanti, voglio dire, voglio anche fare un appello a voi, visto che la nostra campagna è una campagna difficile, nel senso che abbiamo pochi soldi, nel senso che è stata fatta in parte ad agosto, in cui, e durante un'emergenza sanitaria mondiale, ditelo a tutti, ditelo ai vostri amici, ditelo ai vostri parenti, che questa volta ci stiamo giocando veramente la Toscana, ci stiamo veramente giocando tanto. Grazie.